Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Buongiorno da Riccardo Rimondi, oggi è martedì 19 marzo 2024. Le elezioni in Russia agitano il governo, col botta e risposta tra i vice premier Salvini e Tajani, come si legge sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Ma in primo piano c'è anche la politica, con la partita delle elezioni regionali in Basilicata e il sostegno di Azione al centrodestra, annunciato dal leader Carlo Calenda. Spazio anche alle richieste del PM nell'ambito del processo che coinvolge l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini e la sua compagna Elisabetta Tulliani per la vicenda dell'acquisto della casa di Monte Carlo. In evidenza, inoltre, l'esclusione del calciatore interista Acerbi dal ritiro della nazionale per insulti razzisti a Juan Jesus del Napoli, la guerra a Gaza e le parole della D di Stellantis Tavares, che promette di puntare sull'Italia a partire dallo stabilimento di Mirafiori. Partiamo da Repubblica con le elezioni in Russia. Putin divide il governo, è l'apertura del quotidiano, che riporta il commento del vice premier e leader leghista Matteo Salvini. Quando un popolo vota ha sempre ragione, sostiene il ministro delle infrastrutture. Ma il numero uno di Forza Italia, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri, Antonio Tajani, lo smentisce e condanna. Sangue sulle urne. Sul plebiscito cala il gelo del Quirinale, mentre lo zar, in un discorso, assicura mano nella mano fino alla vittoria in Ucraina. Autocrazia in festa, il G7 sceglie il silenzio spinto dalle realpolitik di Biden con il Cremlino. Nelle pagine interne, la posizione della premier Giorgia Meloni. La posizione del governo è chiara, maggioranza coesa, ma il PD attacca, l'esecutivo non ha credibilità. Il forzista Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, interviene con un'intervista. Elezioni non libere, la Lega sta vivendo un momento preelettorale. Dalla presidenza della Repubblica, intanto, non è partita la lettera di congratulazioni all'indirizzo del Cremlino. Passiamo ora al Corriere della Sera con la politica. In Basilicata, Calenda sceglie il centrodestra, titola il quotidiano. Azione quindi sosterrà Bardi. E nelle pagine interne va in scena lo scontro fra l'ex ministro e Conte. Calenda si dice disgustato da PD e 5 Stelle, l'ex premier replica, vuole distruggerci. Ma tiene banco anche un audio dell'esponente di Azione Marcello Pittella, circolato durante le trattative. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono per loro un ebreo che deve morire, ha detto l'ex governatore della Basilicata durante la call con i suoi. Quando poi la polemica è esplosa, Pittella ha cercato di scusarsi in ogni modo, tirando in ballo giorni di stress e di tensione. Veniamo ora al processo che coinvolge l'ex presidente della Camera. La procura chiede 8 anni per Fini. Tulliani lo difende sulla casa a Monte Carlo. Leggiamo nella prima pagina del Messaggero. Per la vicenda dell'acquisto dell'appartamento di Monte Carlo, i PM romani hanno chiesto la condanna a 8 anni per Gianfranco Fini e a 9 per Elisabetta Tulliani, che, appunto, lo difende, ignorava l'origine dei soldi. La sentenza, si legge nelle pagine interne, è attesa tra circa un mese. Per il fratello di Tulliani, Giancarlo, sono stati chiesti 10 anni, mentre il fondatore di Enne assicura «credo nella giustizia». Spostiamoci sulla stampa, dove la foto di prima pagina rimanda a un caso che coinvolge la nazionale di calcio. Razzismo fuori Acerbi. L'interista è stato escluso dal ritiro per le offese a Juan Jesus. Dopo le accuse di razzismo, l'azzurro ha negato, ma il brasiliano ha rincarato la dose. L'avrei chiuso in campo, ma la sua versione è inaccettabile, ha detto. Il CT Spalletti ha commentato, bisogna stare attenti ai comportamenti. Ora Acerbi rischia almeno 10 giornate di squalifica. Sulla vicenda lavora la procura della FIGC. Passiamo ora al quotidiano nazionale e all'economia con un'intervista all'amministratore delegato di Stellantis Tavares, che assicura che il gruppo dell'automotive punta sull'Italia. Incentivi immediati per tutti, la richiesta di Tavares. A Mirafiori mettiamo 240 milioni, non servono aziende cinesi. Tavares sollecita l'intervento del governo per l'intera industria automobilistica, garantisce che la presenza del gruppo in Italia non è a rischio, ma, nell'ottica di aumentare i consumatori e non i produttori, e per la sfida sull'elettrico si augura di avere l'esecutivo come alleato. Non servono fabbriche cinesi. Torniamo ora sugli esteri con la guerra a Gaza.
Netanyahu contro Biden. Israele raggiungerà tutti i suoi obiettivi, titola Il Sole 24 Ore. Intanto l'Europa con Borrell accusa. Più bimbi morti a Gaza che nel mondo negli ultimi 4 anni. Nelle pagine interne leggiamo che l'esercito israeliano ha attaccato l'ospedale Al-Shifa di Gaza. È stato ucciso Faik al-Mabu, responsabile della sicurezza interna di Hamas. Secondo l'Unione Europea, Israele usa la fame come arma e l'ONU nota che a Gaza c'è un livello di carestia causato dall'uomo come in nessun altro luogo. E ora torniamo sul voto in Russia, con un approfondimento sugli strascichi che ha avuto sulla politica italiana. Su questo tema leggiamo un articolo dell'ANSA, lo firma da Roma Paolo Cappelleri. Le elezioni in Russia dividono il governo italiano. Quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. La constatazione di Matteo Salvini, che rimbalza da Milano e va a cozzare con quella dell'altro vice premier Antonio Tajani. Il ministro degli esteri ribadisce che il plebiscito per Vladimir Putin è stato caratterizzato da pressioni forti e anche violente, silenzio dalle massime istituzioni, gelido quello del Quirinale. Dopo la scontata vittoria non è partita alcuna una lettera da presidente a presidente. La posizione di Palazzo Chigi è più vicina a quella della Farnesina, anche se Giorgia Meloni ad Agorà sottolinea come quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo, con la velocità con cui lo abbiamo fatto e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa. Non è detto che il tema delle presidenziali russe sarà toccato in modo diretto dalla Premier nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo al Senato e mercoledì alla Camera. Di certo, si ragiona in ambienti a lei vicini, sono una farsa le elezioni andate in scena nei territori ucraini occupati dai russi. Dal PD a Italia Viva, passando per Sinistra Italiana e Più Europa, nessun commento dal Movimento 5 Stelle, le opposizioni criticano duramente le parole di Salvini, a cui è seguita una nota della Lega che parzialmente corregge il tiro. In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo, spero tutti insieme, per la fine della guerra e il ritorno alla pace. Con queste posizioni il governo può mai essere credibile? E Meloni tace, attacca il Dem Giuseppe Provenzano. Anche all'estero fanno rumore le considerazioni del vice premier, dimostrano che l'estrema destra in Europa è amica di Putin, nota Nicolas Schmidt, candidato di punta dei socialisti UE alle europee. Salvini se ne vergognerà, l'affondo del PPE con la lituana Rasa Jukevičienė, vicepresidente del gruppo e responsabile per gli affari esteri. Mentre con il passare delle ore arrivano le prese di posizione della Casa Bianca, da Berlino e da Parigi allineate sulla mancanza di libertà nelle elezioni russe, Roma si esprime con il ministro degli esteri. Silenzio dal colle, la presidenza italiana del G7 non dirà mai alcun comunicato e Meloni sfiora l'argomento rispondendo a una domanda della trasmissione di Rai 3 sullo stato di salute del centrodestra. Non conta quanto il campo sia largo, ma quanto sia coeso e compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all'estero. L'Italia con la maggioranza di centrodestra chiaramente questo lo sta facendo. Nella maggioranza c'è chi, come l'azzurro Maurizio Gasparri, esorta a cercare di instaurare un dialogo con la Russia o si rischia lo scoppio di una terza guerra mondiale. Tra i meloniani si tende a liquidare l'uscita di Salvini come dinamica da campagna elettorale, un messaggio al proprio elettorato. Pur ammettendo che ne va della credibilità dell'Italia, un esponente di peso di Fratelli d'Italia nota che è determinante però l'allineamento della coalizione sui voti in Parlamento, mai mancato su questi temi. La maggioranza lavora a una mozione unitaria che ricalchi i punti cruciali della comunicazione della Premier. Se a Palazzo Chigi c'è imbarazzo per le parole di Salvini, viene celato. I fedelissimi di Meloni rimarcano che differenze più evidenti agitano il centro-sinistra e osservano che, a volte, dietro dichiarazioni inopportune ci sono affermazioni purtroppo vere. La conclusione è che Putin, anche con elezioni diverse da questa pagliacciata, godrebbe di un consenso maggioritario. Ben diversa è la valutazione sul voto nei territori ucraini occupati, il cui esito alcuni paesi potrebbero non riconoscere, come ha già annunciato la Slovenia. Nelle comunicazioni al Parlamento, Meloni dovrebbe ribadire anche l'importanza di una difesa comune europea tra le priorità del Consiglio UE di giovedì e venerdì. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno, andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansa Daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi, con Daily Prime Pagine, è tutto. Vi saluto, augurandovi una serena giornata.